Semmai riavessi il mio volto levigato di fanciulla, il bell'aspetto, il muscolo scattante, non vorrei indietro di quella età timori e colpe, angosce e insicurezze che hanno ritmato, lacerato i giorni, degli anni spensierati, dell'età più bella, a volte sciupati, torturati, passati ad ubbidire e a subire, ad ingaggiar doveri, a celare nei silenzi frustrazioni, inadeguata ai compiti assegnati, a vergognarmi di non saper chi sono. Se mai riavessi quell'amata, perché sofferta gioventù, direi no grazie, voto per questa età, quella dai 30 in su e poi più su, che mi riporta giù a calpestar sentieri, cercando luce nell'intricata giungla, a camminare in basso a testa alta, ora che vado orgogliosa di quanto sia sapiente aver coraggio, accettare con pietà la mia pochezza. Buonasera. Ora presentiamo la raccolta di poesie Libertà attraverso Eros di Agape, di una attrice oltre che poetessa, perché questa sera ci ha stupito, ovviamente lei è una poetessa, però ha anche questa dote di saper recitare le sue poesie. E ovviamente la poesia che ha letto è tratta, questo componimento è tratta dal libro. È la prima. E che si intitola? Se mai. Sì. Allora, la nota introduttiva è stata redatta dal professor Franco Ferrarotti, che sfortunatamente questa sera non ha potuto essere presente, con un suo grande dispiacere. Anche perché il poetario di Luciana mi è sempre arrivato al cuore, perché è molto semplice, lineare, non ha bisogno neanche di essere decodificato, è istintiva, no? E quindi, e poi ti arriva veramente nel cervello, nelle viscere, ti fa sentire bene poi, molte volte, per questo amo le poesie di Luciana. Come ho sempre amato Luciana nella sua vita, ci conosciamo da tanti anni, e eravamo giovani insieme, siamo stati giovani, ma diciamo che il nostro intersecarsi culturale è avvenuto quando Luciana nel 2002 ha scoperto il piacere non soltanto di dedicare il suo tempo libero all'aiuto nei confronti degli altri, quindi nel terzo mondo, nel costruire le case per gli ultimi, per i diseredati, ma anche quello di scrivere. E questa cosa ci ha accomunato, ci ha fatto sentire vicine e come sappiamo esordisce in vari concorsi letterari e ottiene 140 premi, così mi risulta circa 140 premi, sia nella prosa che nella poesia. E nel 2006 scrive questo suo primo romanzo per Il verso del pelo, e nel 2012 La danza del sé, Ho ballato per Paparone e altre storie. Questo periodo della vita, quando siamo innamorati, quando la vita ci sorride e l'altro è insieme a noi, è un corpo unico. Insomma, ci sono alcune poesie bellissime, come questa che lei adesso andrà a leggere, a pagina 47. Sì, dietro le parole. Dietro le parole. Pioggia caleidoscopica, tutte le tue parole innamorano, mi avvolgono rapita, veloci, sicure, affollano onde invisibili, concrete, decise, nascondono sospiri sussurrati di precoci assenze, lacere ferite, vestite di poesie galleggiano, petali delicati negli abissi del pensiero, come gonfie nuvole succhiano la condensa di pianto arso, inondato dal dolore. Dietro le parole, stretto al mio seno, vorrei cullarti, accarezzare inconfessate tristezze, respirare il calore del tuo fiato stanco, nell'alba del coraggio nascente che ci sorprende abbracciati. In silenzio ballare i palpiti, confondere il nostro abbandono, insieme finalmente smettere di essere forti.